Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti su un gioco nuovo. Si tratta di Firefighting Simulator The Squad, un gioco in cui praticamente andiamo a fare i vigili del fuoco. Difatti, come vedete, c'ho il caschetto in testa da vigile del fuoco. Innanzitutto mi fa molto piacere registrare sto gioco perché ho una grossa ammirazione per i vigili del fuoco, quelli veri. Ho anche lavorato per qualche anno dentro il Ministero dell'Interno nel Dipartimento Vigili del Fuoco, quindi malgrado faccio l'informatico, a modo mio gli ho dato una mano a questi che sono veramente degli eroi. Tutta gente veramente coraggiosa con due palle così. Torniamo al gioco, ringrazio Astragon che me l'ha mandato per provarlo e ci andiamo a fare qualche video sopra. Sinceramente non ho fatto un cavolo, avevo iniziato una specie di tutorial ma poi c'avevo da fare, quindi non l'ho neanche portato a termine, quindi non so se me lo fa rifare. Ok, parcheggiamo davanti all'edificio, cioè parcheggia lui veramente. Oh porca Eva, e qui siamo arrivati tardi raga, è andata tutta a fuoco la casa. Che vuoi salva qua, c'è rimasto niente di buono ragazzi, se ne potevamo andare al massimo tirate fuori le salsicce e ci si fa un abbraccio. Qualcuno è rimasto intrappolato nella camera da letto, vabbè. Prendi questo Alligan. Che cacchio è un Alligan? Ehi, prendi l'Alligan. Ci penso io. Dai l'Alligan. Prendi l'Alligan. Dai l'Alligan. Oh, ma che ha deciso? Rompi quella porta. Attrezzo mancante. Oh, prendi l'Alligan. Dammi st'Alligan. St'Alligan praticamente sarebbe il piede de porco, quindi praticamente sfonda porta bloccata. Oh, dai. Ah, gli devo dare una mazzata. Sì, c'ho la mira al culo, diciamo. Ecco, dai, dai. Ok, entriamo dentro. Oh, c'è questo per terra, raccogliemolo. No, no, non gli devo dare una mazzata, ho sbagliato tasto. Questo se era ancora vivo, ho fatto secco io con una mazzata di piede di porco in testa. Ho sentito un forte rumore e sono caduto, poi mi sono risvegliato sul pavimento. Vabbè, me ne frega niente di come è successo, io non è che sono a guardia. Te devo solo salvare. Posiziona vittima qui. Boh, mazza come ho messo con delicatezza. Afferra la lancia e combatti le fiamme. La lancia dove sta? Qua? Vai. Oh. Afferra la lancia e combatti le fiamme nel garage. Ci sto nel garage, c'è sta un coglione dietro che mi sta a fare un gavettone. Ma scusa, ma tempo a sparare da un'altra parte. Ecco, cioè guarda sto deficiente, si è messo in mezzo al getto. No, non lo sopporto quello, ma si mette in mezzo mentre sto a sparare. Dai. Obiettivo completato, benissimo. Non ce la siamo cavata male, a parte il tizio che gli abbiamo dato una sprangata in testa mentre lo stavamo cercando di salvarlo, però comunque sì, non mi pare che era morto, quindi alla fine... Oh ragazzi, allora, qui di missioni ce ne sono tantine. Come vedete la mappa è abbastanza variegata, non so poi quanto si estende. Devo essere sincero, non so neanche dove è ambientato sto gioco. Però vedo che abbiamo già due missioni sbloccate, una è battesimo di fuoco e l'altra è artigianato domestico. Andrei a fare anche sta artigianato domestico, giocatore singolo, ok, qui ci siamo Lunadix, poi c'è Jack, Tom e Bill. Apri la finestra per far uscire il fumo e la visibilità migliorerà di conseguenza. Me coglioni, ci saremmo arrivato. Qui per far uscire il fumo devo aprire la finestra. Oh, namo, grande! Come se c'è una sirena? Sirena, Aspettate, dove c'è una sirena pure io. Porca puttana, ho preso il muro. Scusate. I fari. I fari accendiamo? Accendiamo i fari, va. Oh, scusi. Pronto comando, mandate un'ambulanza sotto al tunnel perché abbiamo colpito una macchina e non devono stare benissimo. Le scintille stanno tornate ad aumentare gli incendi elettrici. Trovate il quadro della corrente e staccatela. Ok capo, effetto subito un controllo perimetrale. Ma sono io il capo? Controllo perimetrale completato. Non c'è a me, lo dovevo fare il tutorial, mi sa. Vai, sfondiamo la porta ragazzi. Datemi il coso di prima che... Cazzo state a fare qui a chiacchierare? Oh, che fa, mornamo? Oh raga, fate qualcosa, che ne so. Ma che volevo di tutto io? Ah, ma forse se seleziono il 2 mo... Oh, si è buttato dentro al fuoco quello! Oh, salva... aiutatelo ragazzi! Tutti dentro al fuoco si stanno a buttare! Attraversa la finestra, vai!
Orca, oh, oh, aiuto, aiuto, riuscimo, aiuto, sto andando a fuoco, aiuto, sto a morire. Come cazzo esco? Sì, i vittime all'interno ci saranno a breve perché saremo noi le vittime. Oh, ma sta a far venire l'ansia sto fuoco. Ecco. Sfonda porta bloccata, attrezzo mancante. Dove cazzo stanno attrezzi? Ditenemo. Oh, proviamo a aprire qui. Oh, controlla la porta. Ah, meno male che... almeno qualcosa sta da fare, va? Dai, entriamo da qui. Sfonda la porta. Ma è possibile che nessuno fa quello che gli dico io? No, ma devi stare dietro, devi sfasciare sta porta. 3. Ci pensa lui, vai. Ma perché mi guardate? Mannaggia la miseria, non vedo un carcio. Come si farà? Come si potrebbe fare? Equipaggio e segui attrezzo da scasso, vedi? Ah, oh, dai. Porca zozza, vedi che mo' ho capito come si fa. Nel frattempo è andato a fuoco tutto l'isolato, però vabbè. Oh, vai. Attacca le fiamme. 4, tasto rapido, ordina, aggredisci le fiamme. Bravo. Qui però non mi pare il punto dove passare. Vediamo un po' se qui c'è sta un posto per entrare. Apri porta. Apri porta. No, ma che posa attrezzo? Apri porta. Qui non c'è nessuno, qui sta Marcesso. Oh, mamma mia che rumoracci che vengono. Qui, apri porta, che c'è qua? Qui. Qui c'è un segnalino che non mi piace. Vittima immobilizzata nella camera da letto. Qui mi sono dato una portata in faccia, ma è uscita da quest'altra parte. Qui che c'è? Eccola, dai, carichiamo così questa. La cavamo salvata. Quando stava quello che ha barella? Ma questo non poteva venire più vicino. Oh! Tacci tua! Oh raga, ci deve stare il quadro elettrico da qualche parte. Vediamo un po' se qui c'è. Qui che cazzarola. Questo è uno studio. Qui tocca trovare il quadro. Eccolo il quadro elettrico. Vai, stacca la corrente. Perfetto. Estingui l'incendio nel salotto. Scusa, te staresti in mezzo argetto di questo, vedi genio? Sono in due che ha la manichetta. Te? Va via estintore. Dai, cerchiamo di avvicinarci un pochetto senza essere un po' dentro perché prima sono morto brustolito. Vediamo se così se spegne. Ma quei due stanno lì a guardare, i mortacci vostri. Mazza i fili, qui stiamo, se intrecciamo con tutti i dubbi fa un macello. Andiamo ad entrare da qua dietro, mi pare che c'era una porta qua dietro, eh. Appena mi avvicino escono le fiamme da di qua. Ah, ecco, c'è uno dei miei colleghi qui, eh. Vabbè, dai, da qualche parte stiamo andando comunque, almeno siamo riusciti ad entrare. Dai, qui abbiamo spento quasi tutto. Bravi ragazzi, siamo una squadra fortissima con John, Bill e Jack. I nomi non mi ricordo, perciò... sì, questi comunque non ci arrivano, che se mi schizzano a me il fuoco non si... oh, ce l'abbiamo fatta, raga. Mamma, è stata una faticata clamorosa, ragazzi, eh. Beh, comunque sta casa sta in condizioni decisamente migliori dell'altra e non ho preso a sprangate nessuno in questa missione. Effettivamente mo che ci penso ho ammazzato quelli che ha macchina, però vabbè, poteva succedere. Ok, quindi ogni volta che facciamo una missione ne sblocchiamo delle altre. Vabbè ragazzi, io direi che come prima puntata ci possiamo ritenere soddisfatti. Fatemi sapere se il gioco vi è piaciuto. Devo dire che è molto carino, è fatto bene, abbastanza vivace, sicuramente è pure fatto bene dal punto di vista simulativo. Se io avessi fatto il tutorial come al solito, invece li salto sempre, probabilmente avrei saputo anche come indicare ai miei compagni cosa fa, invece che stavano lì a guardarmi, sinceramente. Comunque poi alla fine in qualche modo come fare io l'ho detto,
Bene ragazzi, mettete un bel mi piace, quindi iscrivetevi al canale e soprattutto condividete, così mi aiutate a far crescere il canale. Lasciatemi scritto qui un messaggio in cui mi dite se vi è piaciuto il gioco, se lo conoscete già, visto che è uscito da qualche giorno, in realtà è un gioco molto recente, e se avete mai dato fuoco a qualcosa, che visto sto video sicuramente poi non chiamate a me per spegnere l'incendio. Non mi rimane che ringraziarvi per il tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!